Ciao, io sono Ilaria Cazziol e sono una travel blogger e una copywriter. In questo momento mi trovo in Australia, in un camper, quello dietro di me, perché da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus, io e il mio compagno con cui lavoro eravamo in viaggio, eravamo in Russia in quel momento. Visto come si stava mettendo la situazione, abbiamo valutato dove andare, in Italia non era il caso di tornare in quel momento, e quindi abbiamo optato per l'Australia e soprattutto per l'andare a isolarci il più possibile a modo nostro, quindi nella natura selvaggia, diciamo. Mi chiamo Giuseppe Garofalo e attualmente mi trovo a Varsavia. Non vivo qui, ma trovandomi in città da prima dell'inizio della cosiddetta emergenza sanitaria, ho deciso di restare per sottrarmi a forme di quarantena più restrittive come quella applicata attualmente in Italia. Qui in città sono cominciate le restrizioni rispetto alla libertà di movimento, sebbene non mi risulta ci siano controlli di polizia o moduli da riempire. Sono a Capoverde da 3 mesi, sull'isola di Sal. Sono una produttrice di progetti creativi. L'isolamento a Sal in particolare consiste nel non poter uscire di casa oltre che per la spesa, non poter muoversi, diciamo, al di fuori dei 200 metri dall'abitazione, non accedere alle spiagge, e pertanto neanche utilizzare la bicicletta eventualmente. Mi chiamo Massimo Fenati, sono fumettista e anche se sono nato a Genova vivo a Londra da 25 anni. Il mio compagno ed io abbiamo deciso di cominciare la nostra quarantena in anticipo sulle date del governo inglese. Qui le restrizioni sono meno severe che in Italia, ma soprattutto non c'è assolutamente controllo o monitoraggio. Guardando fuori dalla finestra non si vede proprio polizia che controlla, non ci sono misure di sicurezza. E questo tra l'altro è una situazione in cui diciamo che la sanità inglese, il servizio sanitario è assolutamente terribile. Io vivo qui in Brasile, a Campinas, vicino San Paolo, dove lavoro per un'azienda italiana di ingredienti per il mondo del gelato e della pasticceria. Ora non è che manca nulla, abbiamo la possibilità di uscire tranquillamente, non c'è nessun obbligo in questo senso. È chiuso il commercio, sono chiuse le aziende, sicuramente è una situazione strana perché vedere una città come San Paolo di 22 milioni di abitanti vuota, senza nessun tipo di rumore, è qualcosa che non sei abituato. Sono Alessandra, vivo da 6 anni a Toronto, ma di origine campana. Al momento sono in congedo parentale. A Toronto ci sono più o meno le stesse restrizioni che ci sono in Europa. Sono aperte soltanto le attività essenziali e siamo tutti a casa. Mi chiamo Matteo, sono calabrese e vivo a Singapore per lavoro, faccio il fotografo e sono a casa da circa un mese. Anche se in realtà Singapore non ha adottato misure drastiche di quarantena. Il governo di Doha è stato molto rapido e molto tempestivo nel prendere le misure necessarie per il Covid-19. È stato in grado di identificare da subito i primi casi di contagio e metterli in isolamento, in quarantena, prendere le strutture in cui queste persone ricevono le cure adeguate e ricevono anche 3 pasti al giorno. 3 pasti che non sono pasti qualunque, ma sono pasti vegani o vegetariani, ricchi dal punto di vista nutritivo, in modo che possano aiutare il sistema immunitario di queste persone. Mi sento anche molto contenta di aver in qualche modo contribuito a creare questi pasti per loro. Sono Mauro, sono italiano e vivo a Tampere, in Finlandia. Sono un viaggiatore barista che cerca la vita in giro per il mondo. E vedete, la mia quarantena è molto meglio delle altre perché posso essere in mezzo alla natura. Buongiorno, ciao, sono Flavia, vivo nella Svizzera italiana. Abbiamo ancora la possibilità di uscire. Non è possibile per la gente sopra i 65 anni, ma ogni tanto ho intravisto qualche persona un po' matura che circolava di nascosto nel villaggio, probabilmente per prendere un po' d'aria. Salve, sono Paola, sono farmacista, lavoro in Germania dove abito da 30 anni.
Quindi io praticamente proprio in quarantena non ci sono perché devo lavorare. Sono Pamela, abito a Monterrey in Messico da ormai 12 anni, lavoro come guida turistica per un'agenzia italiana e lavoro anche come traduttrice e interprete per le lingue spagnolo e italiano. Sono in isolamento da, saranno 4 settimane, anche se qui in Messico non c'è un isolamento imposto, nel senso che il governo consiglia semplicemente di stare a casa se non per attività indispensabili. Lavoro per un importatore di vino, mi occupo di vendita sulla città di Pechino. E ho effettuato un periodo di isolamento a partire dall'ultima settimana di gennaio fino al 2 marzo, che è il giorno in cui sono potuto tornare al lavoro. Per la prima volta ho avuto l'occasione di dedicarmi un po' al mio pollice nero, cercando di trasformarlo in un pollice verde. Sono riuscita a dedicarmi un po' ad un angolino verde al quale stavo pensando da tempo per il mio piccolo appartamento. Sembrerà bizzarro, non sarà forse la prima volta, ma in ogni caso mi cucino la cena. Tutte le sere io cucino. Sono donna da microonde, sono donna da takeaway, sono donna da uscire fuori, per cui cucino e addirittura la mattina, questo mi sorprende, penso che cosa mi cucinerò la sera. Per la prima volta ho pensato ad alcuni progetti fotografici che voglio realizzare in futuro. Per la prima volta sono stata licenziata, la compagnia per la quale lavoravo è stata costretta a lasciarci a casa da un giorno all'altro a causa dell'assenza di fondi e per la prima volta mi sto dedicando ad attività fisiche che non sono in grado di fare, come saltare la corda, fare handstand. Sto seguendo il metodo di respirazione di Wim Hof, sto iniziando periodicamente a meditare, quindi mi sto dedicando più a me stessa. Ci sono tante cose che ho pensato di fare e che vorrei fare in questo momento, e fra quelle che più importanti imparare il portoghese, studiare pianoforte e anche fare yoga, cose che non ho mai fatto in vita mia, però purtroppo ho visto, ma anche visto con altri amici e conoscenti, che tutte le cose che richiedono un attimo di attenzione o concentrazione in realtà non riusciamo a farle. Finalmente sto facendo la mamma al 100%, quindi è una cosa bella. Io invece per la prima volta ho fatto un puzzle di 500 pezzi, visto che avevo tempo, a notte. E ho pensato per la prima volta di fare musica da solo. La prima cosa che ho fatto davvero è avere un po' di disciplina, ovvero dipingere tutti i giorni, dormire bene, forse, farmi prendere dallo sconforto tutti i giorni, che magari prima non così tanto, e sicuramente anche provare a imparare la tromba per la prima volta. Io abito in questa casa da 3 anni e in 3 anni non avevo mai rivolto la parola, mi dirimpettai e naturalmente da quando sono confinata qui in isolamento, ogni volta che incrocio il loro sguardo, ogni volta che li incontro quando esco nel terrazzo, ci salutiamo con un gran sorriso e penso che non sia una cosa scontata o banale, perché in 3 anni non era mai successa. Non puoi dare nulla per scontato. Niente, proprio neanche le cose che mi sembravano più ovvie, come il fatto di poter viaggiare o che la maggior parte dei paesi potessero accogliermi. Il viaggio è diventato il nostro lavoro grazie al nostro blog, portiamo anche clienti in viaggio con noi e ho sempre dato per scontato che questa cosa non potesse cambiare, che fosse una strada che stavamo iniziando a intraprendere e non ci sarebbe stato niente a ostacolarci. Per la prima volta da quando sono in isolamento ho iniziato a lavorare a tutto il discorso grafico del progetto Sustainable Cape Verde e l'intento, per continuare se posso, è quello di diffondere il concetto del sostenibile a tutti i livelli, di come si potrebbe generare una migliore economia se questo paese, compresa l'isola di Sal, che è una delle prime, non vivesse solamente di turismo. Io mi occupo con il mio compagno di realizzare documentari e anche della lavorazione della terra. Noi abbiamo un orto abbastanza importante e quindi questa è l'occupazione principale. Non ho avuto un pensiero o un'azione che per la prima volta sono arrivati
a presentarsi durante questo confinamento. C'è però una paura che si è installata o quantomeno è emersa in questi ultimi 5 anni, piano piano, e questo confinamento l'ha veramente espressa e palesata nella sua più chiara lucidità. È una paura che, come tutte le paure, ha a che fare con la paura principe, che è quella della morte. Ahimè, la cosa che ho fatto per la prima volta in questi giorni è stato di ammalarmi di Covid-19. Ho fatto il tampone, era positivo quando l'ho fatto, per cui posso confermare che purtroppo mi sono beccato il temuto coronavirus. Un mese fa il mio compagno ha cominciato ad avere febbre. Ha avuto febbre per 12 lunghi giorni, alla fine era assolutamente stremato e io sentivo su di me il peso enorme della responsabilità di decidere quando dover dire che era troppo avanti la malattia e doverlo portare in ospedale. Fortunatamente il 13° giorno la febbre ha cominciato a scendergli, ma è venuta a me. Abbiamo avuto entrambi pressioni al petto, sensazioni di liquido nei polmoni, spossatezza incredibile. Per fortuna però non abbiamo avuto difficoltà respiratorie, che erano la cosa che ci spaventavano di più. Per cui siamo potuti rimanere a casa, non abbiamo avuto bisogno di ricovero. Posso dire che è stato un incubo e che però è finito. La cosa che ho pensato per la prima volta con il coronavirus è ufficialmente che non siamo degli dèi, noi esseri umani, che un piccolo organismo come un virus può metterci in ginocchio. Che da un lato è una cosa positiva per il pianeta, perché noi siamo il virus del pianeta. La cosa che non avevo mai fatto prima del Covid è stata quella di ascoltare dei cantici ebraici che mi fanno sentire molto più tranquilla. Il fatto sta che come rappresentante della medicina anche io sono molto frustrata e specialmente all'inizio ho avuto molta paura e appunto frustrazione di non essere in grado di aiutare veramente le persone. Ho guardato la televisione dopo tantissimi anni, come tipo 30 anni. E ho guardato i telegiornali, ho seguito quello che succedeva in Italia e ho addirittura seguito alcuni interventi del Papa. Credo di aver cercato un po' la fede in questo momento, nonostante io mediti ogni giorno e abbia il mio modo di vedere la spiritualità. Ho fatto tante cose per la prima volta. Direi che probabilmente la cosa più bella è che in quarantena, siccome siamo molto distanti uno dall'altro fisicamente nella mia famiglia, siamo in Inghilterra, in Germania, in Italia, abbiamo iniziato a fare delle chiamate anche ogni 2-3 giorni via videoconferenza. E questa è una cosa che non abbiamo mai fatto prima tutti assieme, non so perché. E è stato molto divertente, suppongo che è una cosa che continueremo a fare anche dopo. Sto facendo videochiamate su videochiamate perché con una scusa e con un'altra si rimanda sempre. Invece adesso, dato che siamo tutti a casa indistintamente, non possiamo più rimandare. Una cosa che ho fatto è stata quella di chiamare i miei clienti. Molti di loro sono disperati, quindi ho cercato di dare un supporto, una mano, un consiglio. Ho cercato di essere vicino in questo momento di estrema difficoltà. Mi è venuta la speranza di un mondo meno frettoloso, meno incentrato sul Dio denaro, più connesso a livello umano. Non ci è mai capitato di essere così globali, tutti in tutto il mondo. E globali non intendo solo avere una certa quantità e qualità di informazioni attraverso internet o essere collegati per esempio attraverso mezzi di trasporto come gli aerei. Globali nel senso che tutti in tutto il mondo, senza distinzioni di razza, cultura, tradizioni, di nessun tipo di differenza, tutti stiamo vivendo le stesse paure, le stesse situazioni, le stesse problematiche. Accendere la televisione e vedere il notiziario italiano che ti spiega come lavarti le mani, poi apri il notiziario indiano e ti spiegano pure loro come lavarti le mani, e il lavaggio delle mani è una cosa così intima, no? Che uno fa uno strano effetto vedere i telegiornali di tutto il mondo dare questa indicazione. La cosa che ho pensato per la prima volta in questi giorni
è stato il fatto che vivo in un paese dove non, questa pandemia non è solo un'emergenza sanitaria, si può trasformare in un'emergenza umanitaria. Il 50% della popolazione colombiana non ha un ingresso fisso o formale, quindi esce tutti i giorni vendendo un qualcosa, portando a casa i soldi per sfamare la famiglia. Chiudere tutto qua può diventare un problema veramente serio. Non muoio del virus, ma muoio di fame. Quindi questo porta a problemi di sicurezza, esercito per le strade, insomma, ho pensato che la noia è veramente un sentimento borghese per chi se lo può permettere. Durante questo periodo ho scoperto la bellezza della noia. Mi mancava, non la rivivevo da quando ero bambino e so che mi aiuterà a ritrovare tanta creatività. Mi è mancato essere in controllo della mia vita e poter fare progetti di breve o lunga durata che riguardano la mia vita personale, professionale, lavorativa, di qualsiasi genere. Al momento tutto dipende da fattori esterni e quindi non siamo più gli artefici del nostro destino, purtroppo, e quindi questo non poter essere in controllo della situazione mi manca. Per la prima volta è venuta a mancare la tranquillità di alcune certezze e abitudini della vita di tutti i giorni. Tutto si è un po' fermato. Ragazzi, la farina zero, eh? Io oggi sono andata al supermercato, era il giorno in cui potevo andare, zero, io non l'ho più trovata. Allora, io adoro camminare, penso che camminare sia di per sé bello, ma qui a Parigi, ecco, le strade si lasciano veramente attraversare. Parigi è una città che si lascia vivere appunto a piedi, quindi mi manca la libertà di poter uscire quando voglio, di poter uscire soprattutto appunto liberamente, di passeggiare, soprattutto adesso che è arrivata la primavera e c'è sempre il sole. Certamente farmi una bella passeggiata e rincontrare degli amici. La cosa che mi è mancata per la prima volta credo che sia andare in un museo. Ci sono artisti che preferiscono l'isolamento. Per me invece il riscontro con gli altri, con l'altro, è proprio la linfa, il carburante che alimenta la mia energia creativa, e senza quello è difficile. Non parliamo poi della didattica, delle lezioni. Mi mancano gli studenti, mai avrei pensato che mi sarebbero mancati gli studenti. Mi è mancato qui in casa, in questo contesto, la libertà e la possibilità di godere dell'aspetto socievole del mio lavoro, che quindi sia mi permette di conoscere i posti della città professionalmente e non, ma anche di conoscere gente che vive qui, che è di passaggio. Mi è mancato il contatto con Walter. Perché una cosa bruttissima che fa questa malattia, ce ne stiamo rendendo tutti conto, è imporre la distanza, anche la distanza all'interno di un nucleo singolo. Per cui tra di noi, quando lui era malato, ci doveva essere distanza, io dovevo salvaguardarmi per poterlo curare. Lo guardavo a distanza stare male e mi si spezzava il cuore. Devo dire che anche soltanto ripensarci mi crea veramente subito un senso terribile di tristezza e di ansia. L'unico lato positivo della mia malattia, devo dire, è stato che dopo 12 giorni di febbre di Walter, in cui lo inseguivo per casa con spruzzini vari, disinfettanti, antibatterici, sembravo veramente un personaggio dei miei fumetti, ho potuto veramente rilassarmi e dire ok, siamo tutti e due malati, a sto punto non c'è bisogno che io disinfetti più niente. La cosa che mi è mancata per la prima volta è il poter abbracciare e baciare mio marito appena torno dal lavoro, senza aver paura di un contagio e comunque quindi aspettare che si vada a lavare, si vada a cambiare, si disinfetti e poi finalmente potergli dare nostra figlia in braccio. Appunto la spontaneità e la fisicità di qualsiasi tipo di rapporto umano, principalmente quello con mio marito, il quale lavora tra l'altro in un supermercato, ecco perché è costretto a uscire di casa. La cosa che mi è mancata di più in assoluto in questo momento è il contatto umano.
perché sono latino e già è difficile averlo qui in Finlandia perché sono molto freddi. Col coronavirus è diventato impossibile. Fortunatamente a una ragazza, quando non litighiamo, c'ho le mie coccole. Ma anche i tedeschi ogni tanto abbracciano qualcuno. E la prima volta è stata incontrando una mia vicina di casa che proprio mi sentivo un'agitazione interiore per non poterla abbracciare per tutto il tempo della conversazione. Poi alla fine abbiamo fatto piedino e già mi sono sentita meglio. Mi è mancato fare gruppo, perché sono una persona che ama creare un po' di atmosfera di famiglia, quindi con la mia famiglia che vive qui in Belgio con noi, e mi manca non poterli vedere, fare le nostre cene abituali. Mi manca mia madre, sono una donna di 60 anni con una mamma di 90 e mi manca moltissimo mia mamma. La mancanza di una possibilità, di una libertà di prendere al volo un primo aereo e tornare a Tivoli a vedere la mia famiglia. Questa sì, questa è una cosa, una mancanza che mi mette anche in una posizione di dolore, in una situazione di dolore. Per la prima volta mi manca la possibilità di immaginare di progettare il mio prossimo spostamento. Da anni mi muovo da una parte all'altra, non rimango mai troppo a lungo nello stesso posto. E quindi in realtà più che una mancanza si profila come una piccola tragedia individuale. Mi è mancata la libertà. È un termine così astratto normalmente, qualcosa che leggi sui libri. Ma di nuovo lo dai per scontato, è parte di te, come sei cresciuto, noi siamo quelli fortunati, quelli nati nel lato giusto del mondo, con il passaporto giusto, quindi noi siamo liberi. Non è così per tutti, non tutti lo danno per scontato, ma noi sì. Ecco, per la prima volta in questo periodo mi è mancato questo, mi è mancata la libertà, mi è mancata poter dire ok, adesso vado lì, ok, adesso posso entrare in questo paese, mi è mancato sentirmi benvenuta. Improvvisamente sono stata io quella sbagliata, quella che non poteva entrare, quella che rimaneva chiusa fuori. Io di solito quando voglio prendo la macchina, prendo l'aereo, torno nelle Dolomiti e mi godo la montagna e la famiglia. E sapere che al momento questo non è possibile ti pesa. E la prima cosa che farò quando tutto sarà tornato alla normalità è prendere un aereo e tornare a Bergamo con la mia famiglia e dei miei cari. Mi è mancata per la prima volta la libertà di movimento. Io adesso sono bloccata qua e il mio volo di ritorno è stato cancellato, non so quando ce ne sarà un altro. Per me lo spostamento e il cambiamento è indispensabile. E a me manca soprattutto la famiglia e gli amici in Italia. Prendere un aereo, andare in Italia e dire a mia mamma che ho sentito tantissimo la sua mancanza. Il fatto di sapere di non poter tornare a casa, di vedere la mia famiglia, i miei genitori, fratelli, nipoti che abitano in Italia perché non ci sono voli, e quindi il fatto di sentirmi un po' in prigione o non sentirmi libera di andare dove voglio, di viaggiare che è il mio lavoro, ma soprattutto di tornare a casa. Quando torneremo alla normalità, la cosa che farò sarà un viaggio, che è la cosa che amo fare di più, probabilmente in Italia, tra la mia famiglia. Considerando che non sono ancora tornato a casa da quando sono qui in Cina, sicuramente la prima cosa che farò è organizzare questa vacanza a casa, un ritorno in Puglia per rivedere la mia famiglia e i miei amici. Sicuramente vorrò anche volare a casa, appena possibile volare in Italia. Ho deciso essere una risposta in sé, non ho idea, probabilmente perché non ho degli estremi mentali che mi consentono di immaginare una cosa in particolare. Prendere le chiavi della mia libreria e correre ad aprire la porta, poi non importa se non mi fermo, io voglio girare la chiave e aprire la porta.
Io vivo in Inghilterra ormai da 10 anni, lavoro qui, prima ho studiato qui e da 5 anni lavoro per un'organizzazione non governativa dove sono uno dei direttori. Questa situazione, tutti noi che abbiamo anche lavori ben pagati in ufficio ci rendiamo conto che alla fine se non lavoriamo per un mese o due o tre alla società cambia ben poco, invece se le persone che ti portano via la spazzatura, che mettono il cibo sugli scaffali, che ti seguono nell'ospedale, se loro non lavorassero saremmo veramente fregati. E questa è una cosa che in futuro sicuramente io personalmente vorrò essere più consapevole e ringraziare molto di più, apprezzare molto di più. Una volta tornato alla normalità mi piacerebbe ritornare a studiare, secondo me è una cosa molto importante. Quando tutto questo finirà, per la prima volta mi iscriverò ad un'associazione di volontariato per la quale dedicherò il mio aiuto periodicamente ad una causa che mi sta a cuore. Mi ricorderò che tutto ci è regalato e che quindi dobbiamo apprezzare tutto, anche le piccole cose, anche quelle che non ci piacciono. Quando il Covid sarà finito io vorrei semplificare la mia vita, perché ho imparato che veramente siamo sommersi da troppe cose, siamo sempre attivi e nel momento in cui abbiamo un fine settimana pianifichiamo qualche gita e invece ci manca il tempo per riflettere, il tempo per ascoltare una bella musica e semplicemente per vivere. Voglio essere meno sicura di me, meno convinta di quello che mi riserverà il futuro e più aperta alle possibilità. Penso che sia il momento di promuovere almeno un nuovo contatto con la natura, quindi cambiare la nostra società in generale. Sto pensando seriamente di usare, quando tutto finirà, la bici come mezzo di trasporto per prendere un poco d'aria fresca. Ecco. Prendere la macchina e poter andare lontano, visitare un paio di posti che avevo già in mente di voler vedere qui in Inghilterra. Penso di fare un bellissimo viaggio in Africa con la mia famiglia, mio marito e le mie due bimbe. E io invece vorrò fare un viaggio in campeggio con tutta la famiglia, così approfitteremo un po' dell'aria aperta. Penso che dovrò passare più tempo con le mie figlie. Purtroppo gli ultimi anni il lavoro mi ha portato molto a viaggiare, molto fuori di casa, quindi non ho approfittato di questo tempo. Penso che una volta che potrò finalmente uscire di qui mi iscriverò a un corso di danza per iniziare a ballare. Scendere in strada e ballare. Mi piacerebbe organizzare una festa, la prima festa di compleanno per il mio compagno. Quest'anno compie 50 anni e lui non ha mai festeggiato il suo compleanno. Prepararmi ad avere una saggia relazione di coppia, essere soli su un'isola e isolati su un'isola è un concetto completamente differente e come tale ha stimolato certamente un'attenzione su poter avere una relazione di coppia saggia e condividere il resto della vita con qualcuno. Io mi sono trasferito in India meno di un anno fa. È la differenza, le differenze culturali tra Mumbai, tra l'India e tutto quello che c'è stato prima nella mia vita è talmente abissale che ogni giorno è una prima volta di qualcosa, non hai neanche il tempo di maturare dei desideri, basta che metti il naso fuori, fai una passeggiata in una zona dove non sei stato prima e già è... Succedono un sacco di prime volte. Una volta tornata alla normalità, andrò in un mercato. Un mercato pieno di gente, di colori, di spezie. E mi farò meravigliare come di più di come in genere mi meraviglia un mercato e un incrocio di gente, popolazioni diverse. Cosa farò per la prima volta una volta finita la quarantena? Credo un tatuaggio gigante. Con tutti i giorni passati di quarantena, speriamo che sia piccolo e che appunto finisca presto. Sono in quarantena da 10 giorni. Da una dozzina di giorni. 14 giorni. 2 settimane più o meno. 16 giorni. Sono in isolamento o quarantena o chiamatela come volete. Confine mondo da 18 giorni. Circa 18 giorni. 20 giorni. Circa 3 settimane. Sono al 23° giorno di quarantena. Più o meno 25 giorni, forse 26, forse di più, ormai non si contano più.